Arriviamo invece alle novità in tema di eccezione al diritto d'autore, quindi terza parte, ovvero queste. Siamo saltati dall'altra parte dello schema, dalla riga, abbiamo scavalcato la riga grigia, adesso siamo qua, no? E qua ne sono state inserite di molte. Allora, che cosa sono queste eccezioni? Più propriamente, vedete, noi parliamo di, se vogliamo usare un termine anglosassone, anche lì, fair dealing oppure eccezione al diritto d'autore, casi specifici in cui un'opera che è ancora sotto copyright può essere utilizzata senza chiedere il permesso. Quindi non viene meno il diritto d'autore o il copyright, il diritto è, l'opera è ancora pienamente tutelata. L'unica cosa che viene meno è l'obbligo di chiedere il permesso precedentemente, preventivamente, al titolare dei diritti. Ok? Che, come dire, non è una libertà piena, però è già una bella soluzione, cioè non devo preoccuparmi di chiedere il permesso, sfrutto la libertà che mi ha concesso la norma. Si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti a tutelare, cioè l'ordinamento giuridico fa un bilanciamento di cosa sia più importante rispetto ad altri interessi, in quel caso, in queste singole situazioni, manda il copyright, il diritto d'autore, in secondo piano rispetto ad altri diritti. Tra questi diritti c'è, ad esempio, la libertà di fare insegnamento, di fare ricerca scientifica, oppure la libertà che hanno alcuni soggetti, non so, disabili o con alcune particolari disabilità, di accedere alle opere, di farne modifiche e via dicendo. Cioè, è proprio un bilanciamento di interessi in cui il diritto d'autore recede, va in secondo piano. Questi erano quelli più noti, quelli che ci sono ancora, però parlo al passato perché questi c'erano anche prima della direttiva. Ad esempio la rassegna stampa e riutilizzo di notizie, articolo 65, le fotocopie, xerocopie o sistemi analoghi, articolo 68, il prestito bibliotecario da parte di biblioteche pubbliche, articolo 69, tutta la normativa sulle opere, cosiddette opere orfane, cioè quelle opere di cui non si sa, non si riesce più a rintracciare chi è il titolare dei diritti. E quindi ecco in quel senso orfane, non hanno più un padre. La libertà di citazione e riassunto a scopo di critica e commento, l'articolo 70,1. Oppure quella molto criticata e un po' rimasta in sospeso perché manca il decreto attuativo, della diffusione a scopo didattico di immagini o musiche degradate, di immagini o musiche a bassa risoluzione o degradate, a scopo didattico e a scopo non con sfondo non commerciale e a scopo non di lucro. Se leggete la norma c'è tutta una serie di particolarità per cui se voglio rientrare in quel comma 1 bis dell'articolo 70 devo rispettare queste 5 condizioni. E poi quelli che vi dicevo prima anche utilizzi da parte di alcuni portatori di handicap 71 bis. In realtà ce ne sono altre, come vedete. Ci sarebbero altri articoli da citare, sono tutti in quel capitolo lì della legge. Vi ho citato quelle che sono più rilevanti per l'attività di ricerca, accademica. Ecco quelle nuove. Queste sono state inserite nel 2021 in attuazione della direttiva. Quindi il cosiddetto text and data mining per scopi di ricerca, che vi ho già citato prima, in quella slide con il riassuntone della direttiva. Il caso della citazione, critica, recensione sulle piattaforme online di condivisione di contenuti, l'utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche su piattaforme online di condivisione di contenuti, quello che noi chiamiamo i meme sostanzialmente, le parodie, le fotine, ecco, le caricature, quello è una nuova libera, un nuovo caso di libero utilizzo inserito nel 2021 e la normativa nuova sulle cosiddette opere fuori commercio, che sono diverse dalle opere orfane. Opere orfane sono opere di cui non si conosce più chi è il titolare dei diritti, le opere fuori commercio sono opere di cui il titolare dei diritti è noto ma non vengono più commercializzate.